Non è passato inosservato il cartello dei limiti dei 70 km/h posto lungo la superstrada E78. Sono diverse infatti le segnalazioni e le lamentele arrivate alla nostra redazione e sui social dopo l'installazione della segnaletica apparse durante l'ultima settimana di agosto. La causa di questo limite è dovuta alla deformazione del manto stradale. Ad intervenire su questa situazione è stato il consigliere regionale Giacomo Rossi, che ha già contattato l'ANAS. Anche a me mi sono arrivate molte segnalazioni su questa situazione, anche se la competenza non è della regione ma di ANAS. ANAS ha appunto apposto il limite dei 70 per una questione di sicurezza a seguito del verificarsi di queste buche, di questi avvallamenti, e in un tratto addirittura chiuso una corsia. E ANAS mi ha risposto che ha sollecitato anche dopo la mia telefonata la direzione per il finanziamento della perizia, che dovrebbe andare appunto a far sì che avvengano i lavori, e io spero nel minor tempo possibile. Spero che questi lavori tra l'altro siano fatti anche bene. Non possiamo permetterci che questo tratto dell'unica superstrada che abbiamo rimanga chiuso con dei limiti di chilometraggio orario che non sono di una superstrada. Tra l'altro questo tratto di superstrada è molto importante perché è a ridosso della zona industriale di Fani, quindi diciamo che è opportuno che si provveda subito alla messa in sicurezza, alla manutenzione di questa importante arteria.